Per realizzare il piano europeo di ripresa e resilienza sarà necessario anche adeguare il sistema italiano di spesa, di organizzazione, di programmazione. Voi ci state lavorando? È un grande lavoro di infrastrutturazione, o meglio ammodernamento dell'infrastruttura a tutti i livelli italiana. D'altra parte l'Europa ce lo chiede, bisogna fare spazzare via la burocrazia che nel nostro paese tutti evochiamo e alla quale oggi possiamo dare un nome più preciso. Non sono possibili più dei tempi biblici per le autorizzazioni, perché noi dobbiamo fare presto, il tempo sicuramente corre velocemente, quindi per realizzare tanta quanta energia rinnovabile dobbiamo fare, non possiamo permetterci quello che ci siamo permessi ora. Dobbiamo rendere più snelli i rapporti anche tra regioni, Stato e tra le istituzioni al loro interno, e migliore il rapporto tra impresa e appunto Stato. I cittadini questa volta li coinvolgiamo oppure si decide tutto a livello centrale? Senza cittadini non ci sarà transizione, ci sarà conflitto. Questo, come qualcuno dice, può essere una nuova forma di contratto sociale, e perciò i cittadini parteciperanno non solo in fondo al dibattito o in sede di dibattito pubblico, devono essere consapevoli e poter partecipare non solo con le piccole azioni ma anche con grandi azioni a questo grande processo di trasformazione essenziale.